Salve a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata del TG Crypto. Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Come al solito vi invito a seguirci e a mettere vi piace se il video ovviamente vi dovesse piacere, ma passando direttamente alle news partirei innanzitutto con le dichiarazioni di Maduro, il presidente venezuelano, il quale afferma che per ottobre 2018, quindi a brevissimo, il petro sarà utilizzato in tutto il Venezuela per gli scambi, ma non solo all'interno del paese per gli acquisti, insomma le compravendite, ma anche fuori dal paese, quindi per scambi transfrontalieri, senza però, bisogna dirlo, non avere in realtà accennato a nessun paese in realtà intenzionato, o meglio è disposto ad accettare il petro come valuta. Passando oltre, andrei a parlare di Ant Financial, il braccio finanziario del colosso Alibaba, il quale ha intenzione di lanciare una piattaforma back-end as a service per quanto riguarda la tecnologia DLT. Quindi sostanzialmente ciò che andranno a fare è la creazione di un sito, di una piattaforma, nella quale i loro clienti e potenziali nuovi clienti potranno andare e utilizzare tutta una serie di strumenti facilitati e poi ovviamente supportati dallo staff della piattaforma per cercare di trovare la soluzione migliore per applicare soluzioni distribuite Ledger Technology, come ad esempio può essere la blockchain, all'interno della loro azienda. In pratica, un servizio che comunque già anche altri colossi stanno proponendo, come ad esempio Microsoft Workbench nella sua piattaforma cloud di Azure, oppure anche Google e Amazon. Passando avanti, ma facendo un salto indietro, tornerei un attimo a parlare della questione che abbiamo già trattato ieri, cioè della correzione del bug che affliggeva Bitcoin. Infatti il team di Bitcoin Core, il team di sviluppatori, fa una nuova chiamata per sollecitare tutti i vari nodi ad aggiornare quindi il nuovo software in maniera tale da evitare che questo bug possa insomma interferire in maniera anche grave. Qualcuno l'ha definito anche insomma abbastanza spaventoso, quindi insomma cercano di affrettare il passaggio nella maniera più veloce possibile. Nel frattempo, come al solito, IBM resta una delle società più attive nella ricerca e sviluppo nel campo della Distributed Ledger Technology. Infatti rilascia un brevetto che in realtà era già stato presentato nel 2017 inizio anno. Comunque, un po' di modifica, una cosa e un'altra, è stato accettato ora ed è un brevetto che sostanzialmente prevede l'utilizzo di blockchain, tendenzialmente Distributed Ledger Technology, per quanto riguarda il monitoraggio e tutte le questioni relative alla sicurezza dei droni. In questo brevetto poi è anche descritta l'implementazione di alcuni smart contract proprio atti insomma a snellire alcune pratiche interne integrate sempre ovviamente in questa soluzione, che quindi prevede insomma la tracciatura di tutti i vari spostamenti dei proprietari dei vari mezzi. E ora è arrivato il momento che tanto si aspettava, andiamo a parlare un attimo dei mercati, perché innanzitutto Ripple passa come seconda criptovaluta nel CoinMarketCap durante la grande bull run che ha ricevuto nell'ultimo periodo, segnando veramente un più 100%, arrivando a toccare gli 80 centesimi di dollaro, e quindi per un po' ha anche scavalcato Ethereum. Ma insomma, le notizie interessanti sostanzialmente sono due. La prima è che la SEC torna sulla questione ETF proposti da Van Hecke e Solidex, i quali in sostanza proponevano un cambio di regolamento per quello che riguardava appunto le leggi e le normative che la SEC, la Security and Exchange Commission americana, utilizza per regolare e gestire i vari prodotti derivati. La richiesta era pervenuta alla SEC appunto il 6 giugno e si sono presi ovviamente tutto un arco di tempo, che poi potrà essere tranquillamente prorogato, per cercare di capire quali sono le soluzioni migliori, ovviamente se approvare o meno questo strumento derivato. Insomma, la SEC si è rifatta viva dicendo che secondo loro la documentazione perlomeno non è sufficiente, quindi dovranno fare ulteriori colloqui per chiedere degli ulteriori commenti su alcuni punti che sono stati stilati durante i vari rapporti, e quindi per il momento insomma non c'è una decisione definitiva se sì o se no, siamo ancora nel limbo. L'unica cosa più che altro da ricordare è che gli ETF proposti da questa società, che poi dovranno essere listati su una borsa presente sul CBOE, sostanzialmente sono degli ETF che però hanno un controvalore reale, ovvero non è semplicemente un prodotto derivato che imita, o meglio che replica il valore di un sottostante, in questo caso sarebbe il Bitcoin, e quindi è diciamo così avulso in realtà dal rapporto di domanda ed offerta presente sul mercato, non lo va a toccare direttamente ma indirettamente con posizioni di copertura, ma è un discorso un pochettino più ampio. Invece in questo caso
Se questi ETF dovessero passare, proprio come nel caso, se veramente a novembre dovrebbe apparire questa nuova piattaforma BECT fatta dall'IC, dell'International Exchange, in tutti e due i casi sostanzialmente, facendola breve, avrebbero un controvalore di Bitcoin. Quindi sarebbe un po' come dire che i loro prodotti derivati sono peggati al Bitcoin. Quindi se vogliono emettere un contratto future per quanto riguarda BECT, o comunque emettere un ETF per quanto riguarda SolidX, devono poi effettivamente avere quei Bitcoin, il che significa che andranno a incidere effettivamente in maniera diretta sul rapporto tra domanda ed offerta nel mercato, e questo è sicuramente positivo. Mentre la seconda grande notizia, ovviamente, le dichiarazioni che in un periodo rialzista come quello che stiamo vivendo ormai da uno o due giorni, con alcuni sprazzi veramente, diciamo così, esasperati, arrivano da parte del nostro buon caro vecchio Mike Novogratz. Ebbene sì, si rifà vivo Mike Novogratz, il CEO di Digital Galaxy, il fondo di investimento barra banca per criptovalute, che torna insomma a parlare durante una conferenza organizzata da Google Financial, e sostanzialmente, riassumendo, lui va a dire che secondo lui la corsa ribassista per quest'anno si è conclusa e ormai c'è troppi occhi puntati sul settore delle criptovalute da parte dei grossi player finanziari, per prima cosa. E seconda cosa, vede nel supporto, diciamo così, termine analisi tecnica, cioè nella tenuta del prezzo, nel senso che non è sceso mai sotto i 6.000 dollari in tutto questo anno, è anche un fattore di riserva di valore per quanto riguarda ad esempio Bitcoin. Per cui, sommando questi due fattori, quindi riserva di valore da una parte e dall'altra il fatto che comunque il prezzo non riesce a scendere sotto i 6.000 dollari e che ormai gli occhi sono tutti puntati sul Bitcoin, secondo Mike ormai i tentativi di vendita, di svendita del Bitcoin, quindi la pressione ribassista, è ormai troppo affaticata, e quindi la ripresa e il successivo rally rialzista sono inevitabili e pressoché immediati circa. Per cui, ragazzi, io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, non ci resta ovviamente che passare un buon weekend e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!